Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 16 aprile 1918. Continuando il mio solito stato, il mio povero cuore me lo sentivo oppresso in pene amare che non è qui necessario dirle. Ed il mio sempre amabile Gesù, venendo, mi ha detto: Figlia mia, io mando le pene alle creature affinché nelle pene trovino me. Io sono come involto nelle pene e se l'anima soffre con pazienza, con amore, rompe l'involto che mi copre e trova me. Altrimenti io resterò nascosto nella pena e lei non avrà il bene di trovarmi ed io non avrò il bene di rivelarmi. Poi ha soggiunto: Io sento una forza irresistibile di spandermi verso le creature. Vorrei espandere la mia bellezza per farle tutte belle,
ma la creatura, imbrattandosi con la colpa, respinge la bellezza divina e si copre di bruttezza. Vorrei espandere il mio amore, ma queste, amando ciò che non è mio, vivono intirizzite dal freddo, ed il mio amore resta respinto. Tutto vorrei comunicarmi all'uomo, tutto adombrarlo nelle mie stesse qualità, ma sono respinto. E respingendomi, l'uomo forma un muro di divisione tra me e lui, da giungere a rompere qualunque comunicazione tra la creatura e il creatore. Ma con tutto ciò, io continuo a spandermi, non mi ritiro, per poter trovare qualcuno almeno che riceva le mie qualità, e trovandolo gli raddoppio le grazie, le centuplico, mi verso tutto in lui, da farne un portento di grazie. Perciò togli questa oppressione dal tuo cuore, riversati in me ed io mi verserò in te. Te l'ha detto Gesù e basta, non pensare a nulla ed io farò e ci penserò a tutto. 25 aprile 1918. Stavo dicendo al mio dolce Gesù, vita mia, quanto sono cattiva, ma sebbene cattiva so che tu mi vuoi bene. Ed il mio amico, ed il mio amato Gesù mi ha detto, cattivella mia, certo che sei cattiva, hai cattivato la mia volontà. Se cattivavi il mio amore, la mia potenza, la mia sapienza, cattivavi parte di me, ma col cattivare la mia volontà, hai cattivato tutta la sostanza del mio essere, che coronando tutte le mie qualità, hai preso in uno tutto me stesso. Ecco perciò ti parlo spesso non solo della mia volontà, ma del vivere nel mio volere. Perché avendolo tu cattivato, voglio che conosca i pregi ed il modo come vivere nel mio volere, per poter fare insieme con me vita comune ed inseparabile, e rivelarti i segreti del mio volere. Potevi essere più cattiva? Ed io, mio Gesù, tu mi burli, io voglio dirti che sono cattiva davvero e che mi aiuti per farmi divenire buona. E Gesù, sì sì, ed è scomparso. 7 maggio 1918, continuando il mio solito stato, il mio dolce Gesù mi ha detto, figlia mia, se non mi vedi come al solito per qualche giorno, non ti affliggere, i mali si aumenteranno e cielo e terra si uniranno per colpire l'uomo. E non voglio affliggerti col farti vedere tanti mali. Ed io, ah mio Gesù, la pena più grande per me è la tua privazione, morte senza morire, pena indescrivibile senza termine. Gesù, Gesù, che dici? Io senza di te, senza vita, bada Gesù, non me lo dire più. E Gesù ha soggiunto, figlia mia, non ti allarmare. Non ti ho detto di non dover venire affatto, ma non spesso. E per non farti impensierire te l'ho detto prima. La mia volontà supplirà tutto, perché l'umano nella mia volontà resta macinato, ed io estraggo fuori il fiore, il frutto, il lavorio del mio volere, e lo metto insieme con me a far vita comune, e l'umano come crusca resta separato e resta fuori. Perciò lascia che la macchina della mia volontà ti macini ben bene, per fare che nulla di umano resti in te. Bene, andiamo a meditare questi splendidi brani, differentemente significativi. Il primo è davvero molto importante, come anche gli altri due offrono interessanti spunti di meditazione. Numero uno, ecco, io vorrei, ecco, invitare chi sta ascoltando, chi ascolterà questa meditazione, a ripensare, diciamo, alle risonanze interiori, se si è fatta attenzione solo durante la lettura del primo brano. Quante volte ricorre il verbo respingere? È un martellamento. La creatura respinge la bellezza divina. Poi, il mio amore resta respinto. Sono respinto, respingendomi l'uomo forma un muro di divisione. Respingere, respingere, respingere. Questo incalzare, ecco, drammatico di questi termini ci ricorda anzitutto una cosa
che è sempre bene che l'abbiamo presente. E sono pochi, a mio avviso, gli uomini, le creature che ce l'hanno presente. Se noi non abbiamo una grande intimità con Gesù, non abbiamo una grande conoscenza di Lui, la nostra vita continua ad essere abbastanza bruttarella, nel senso che stagna entro una mediocrità, insomma, una tiepidezza o peggio, insomma, una tendenziale e costante fragilità, passionalità che non sembra trovare sbocchi o dare progressi. Questo dipende solo da noi. Accusare Dio della propria dannazione è una bestemmia imperdonabile. Guai a chi si azzarda a fare una cosa di questo genere. Ma anche accusare Dio della minima cosa che non funziona, lo è, anche se forse a un livello un pochino inferiore. Questo non soltanto per le parole che Gesù qui dice, che adesso poi ripercorreremo, ma tutta la rivelazione, anche pubblica evidentemente. Ma la vicenda terrena di Gesù, che adesso siamo in tempo di Pasqua, continuiamo a contemplare come era nello splendido Vangelo della scorsa domenica, no? Gesù risorto appare in Galilea e fa rivivere agli apostoli l'episodio della pesca miracolosa, quasi a dirgli: attenzione, riguarda con sguardo retrospettivo tutto quello che abbiamo vissuto e renditi conto di chi è che te l'ha fatto vivere. Perché io sono Dio, non sono semplicemente il Maestro, no? Gesù era risorto, quindi manifestato nella pienezza della sua gloria. Ma abbiamo già meditato su queste cose, no? Il Venerdì Santo, la sapienza della Chiesa ci ha posto dinanzi mentre stavamo in processione, andando, recandoci ad adorare la croce. Il testo famoso delle Lamentazioni del Signore, cioè: che altro avrei dovuto fare e non ti ho fatto? Cioè, qualcuno si può alzare e alzare la mano e, guardando la vita di Gesù, la vita di Gesù, figlio di Dio fatto carne, provare a dirgli: guarda, avresti dovuto fare quest'altra cosa per me, questa non l'hai fatta. Adesso, un conto sono le chiacchiere, le ciance, d'accordo? O le frasi senza senso, gli sproloqui. Un conto è un discorso fondato. Se qualcuno pensasse di avere una cosa di questo genere, si rechi tranquillamente al primo tabernacolo possibile e glielo vada a dire al nostro Signore. Faccia attenzione però, perché il nostro Signore risponderà a questa domanda. Se non risponderà subito, risponderà con la perfetta chiarezza al termine della vita terrena, quindi quando ci troveremo davanti a Lui, dove, se abbiamo fatto qualche discorso un po' a vanvera o abbiamo accampato qualche argomentazione pretestuosa o speciosa, nostro Signore ce lo farà vedere. Perché non senza ragione ci è stato donato l'intelletto, la riflessività, quindi la capacità di porci delle domande, di guardare una cosa, di chiedercene il significato. È Gesù che ci tratta da persone quali lui stesso ci ha creato, che siamo persone intelligenti, questo ce lo mostra. Così come ha accreditato in tante forme, in tanti modi, la realtà della sua divinità. Noi non crediamo per essere andati dietro a favole, ecco, inventate dagli uomini, questo si trova scritto anche nel Nuovo Testamento, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate. Scrive San Pietro nelle sue lettere: noi annunziamo la buona novella. Io ci stavo sul Monte Tabor, dice San Pietro, noi l'abbiamo visto risuscitato. D'accordo? Quindi, allora, Gesù qui dice una cosa: le sofferenze, quelle che fanno bestemmiare gli uomini, d'accordo? Quelle che gli uomini dicono: ah, se Dio mi volesse bene, non mi manderebbe questa sofferenza. Una sciocchezza di questo genere dimentica, in realtà fondamentale, che noi in questo mondo. Questo può ridiventare l'Eden a certe condizioni, lo sappiamo dagli scritti, ma diventerà comunque un Eden in cui purtroppo non è possibile fare finta che il peccato non esista o non doverci fare i conti, perché il peccato esiste e i conti col peccato vanno fatti. E come ci ha dimostrato Gesù crocifisso, i conti col peccato si fanno attraverso la croce,
non si fanno attraverso altri calcoli, come dire, più convenienti o più indolori. I conti col peccato si fanno con la croce. Non c'è altro modo per fare i conti col peccato. Noi seguiamo Cristo e Cristo crocifisso, dice San Paolo. Adesso stiamo vivendo il tempo di Pasqua. Il tempo di Pasqua ci fa vedere, ci proietta nella vita del mondo che verrà, ci fa vedere il termine, il fine e la fine anche di tutte quante le sofferenze legate alla nostra condizione di pellegrini, di viatori sul pianeta Terra. Ecco, però io dico sempre: attenzione, che l'immagine della vita terrena non è, ahimè, il tempo di Pasqua, ma è il tempo di Quaresima. Certo, nella divina volontà questi due tempi si intrecciano misteriosamente, nel senso che la gioia, la pace, la vita rinnovata, il senso di profonda serenità, sicurezza, di essere avvolti dall'amore di Dio, cioè tutto quello che si vive imparando a vivere nel divino volere è una cosa molto reale, molto bella ed è realmente un anticipo del cielo o, se preferiamo, un ritorno della pace dell'Eden. Ecco, però questo non ci esime, non ci svincola, diciamo così, fino a quando siamo in questo mondo, dalla croce. Ricordiamo sempre che siamo nel mese di maggio, il fiore di Maria è la rosa, il più profumato, il più bello, ma la rosa ha le spine. Allora Gesù dice: io mando le pene alle creature perché affinché nelle pene trovino me. A quali condizioni però? Che queste pene siano accolte e sofferte con pazienza e con amore. E dietro il mistero della croce c'è sempre nascosto nostro Signore. Se non si soffrono le pene con pazienza e con amore, tu soffri lo stesso. Ma non trovi Gesù, quindi soffri e stai male senza nessun bene. Non avrai il bene di trovare Lui e non avrai il bene di accogliere, di percepire la sua rivelazione. Quindi quelle che noi consideriamo disgrazie, nella maggioranza dei casi sono grazie. Ma l'uomo purtroppo non la pianta, ecco, di vanificare continuamente tutte le operazioni divine, guastandole con la propria umana volontà, perché ciò che non ci fa riconoscere la croce come dono del cielo, dietro cui è nascosto Gesù che vuole incontrarci, che vuole rivelarsi a noi, che vuole trovarci, è la volontà umana, che non si lascia illuminare soprannaturalmente dalla fede e che reagisce appunto umanamente ad un momentaneo leggero peso della tribolazione, lo chiama San Paolo, che però ci procura una quantità smisurata eterna di gloria, poi aggiunge, e vorrebbe stare sempre bene in questo modo, diciamo così, un po' infantile, certamente comprensibile dentro l'orizzonte appunto della limitata e piccola, ecco, prospettiva umana. E poi qui comincia la litania del respingimento, potremmo chiamarla così. Vorrei espandere la mia bellezza per fare belle le creature. Ma la creatura, imbrattandosi con la colpa, si copre di bruttezza. Attenzione, noi ci pensiamo poco. Io ho sempre detto, facendomi eco della rivelazione, evidentemente non sono certamente idee mie, che il peccato lo si potrebbe definire come la fabbrica del male, d'accordo? Il male è male, ma nel male c'è anche la bruttezza. Cioè la colpa ci rende brutti. Questo è un tema che dobbiamo approfondire nella nostra meditazione. La colpa ci rende brutti, ci rende antipatici, ci rende insopportabili, ci rende non amabili. Ci rende cattivi, proprio tutte quante le forme possibili e immaginabili di bruttezza che noi percepiamo, ecco, nel prossimo e quelli un po' più bravi anche in se stessi quando entrano dentro di sé dicono: ma certo, per come mi comporto, insomma, è già un miracolo che non mi abbiano sbattuto al muro, e questo
Ogni tanto sarebbe bene che un po' di rientro in noi stessi lo facessimo tutti. E non è nient'altro che conseguenza della colpa. Noi diventiamo dei mostri. Quando ci rendiamo brutti, diventiamo brutti, imbruttiamo ciò che ci sta intorno e imbruttiamo soprattutto noi stessi. Ecco. E questo è uno degli elementi costitutivi della colpa in quanto offesa a Dio. Abbiamo detto tante volte, cioè sarebbe come se tu prendessi un'opera d'arte e la sfregiassi. Questo noi facciamo alle nostre anime ogni volta che pecchiamo. E il problema è che chi ha fatto l'opera d'arte della tua anima si chiama nostro Signore Domine Dio e tu gliela sfreggi, gliela mostri sfregiata, orrida, quando dalle sue mani è uscita bellissima. Non c'è anima che non sia uscita bellissima dalle mani dell'Altissimo. Poi, vorrei espandere il mio amore. Quindi noi respingiamo la divina bellezza che ci farebbe bellissime anche se non fossimo degli Adoni da un punto di vista estetico-fisico, dandoci quella bellezza soprannaturale che traspare negli atti, nel comportamento, negli atteggiamenti, ecco, di una persona buona o più che buona, santa. Poi Gesù dice: vorrei espandere il mio amore. Ma l'amore di Gesù si espande a chi? A chi lo accoglie e a chi lo ricambia, non a chi ama altro da Gesù. Amare altro da Gesù vuol dire autocondannarsi a vivere intirizzite dal freddo. Noi sentiamo bisogno del calore. Il calore viene dall'amore. Lo cerchiamo quasi sempre, quasi tutti, dove? Nelle creature. E questo è un altro elemento costitutivo del peccato. No? Sant'Agostino diceva che nel peccato c'è l'aversio a Deo, sì, quindi l'allontanamento da Dio, tradotto, e la conversio ad creature, se la conversione alle creature. E così significa poi, dice, cosa vuol dire che uno si converte? Che si allontana dalle creature e che si volge a Dio, il contrario. Ecco. Noi andiamo a cercare nelle creature ciò che dovremmo cercare, troveremmo a iosa, tra l'altro, in Dio solo. Anzitutto l'amore e il calore. Ancora, quindi, ci vorrebbe fare belli, ci vorrebbe riempire di amore, si vorrebbe comunicare all'uomo, no? Questo di fatto il Signore lo fa sacramentalmente attraverso la comunione sacramentale, no? Che cos'è la comunione? È una comunicazione di Gesù all'anima. Una comunicazione sacramentale, che sappiamo però anche qui quali effetti produce una comunione dentro un'anima. Da parte di colui che si comunica, non ne parliamo, insomma, cioè, un'ostia consacrata ha la capacità di farti santo ipso facto appena l'assumi. E come mai che molti che fanno la comunione santi non ci diventano? Anche su questo abbiamo tante volte meditato, perché dipende da come ti fai la comunione, con quale disposizione. Che vanno dalle pessime, come chi dovrebbe starsi seduto e non azzardarsi di accostare sia la Santa Comunione in stato di peccato, a chi, pur essendo nelle condizioni oggettive di accostarsi alla comunione, quindi non in stato di peccato grave, però lo fa in maniera sciatta, scellerata, grossolana, fredda, senza nessuna preparazione, senza nessun ringraziamento, eccetera. E tu ti comunichi, ti comunichi, ti comunichi, rimani sempre tale e quale. Senza nessun progresso, non certo per difetto di colui che ti comunica, che si comunica a te, ma per difetto del recipiente, che io pensavo proprio nei giorni scorsi, più tempo passa e più mi convinco di quanto vero sia quell'adagio aristotelico che poi è stato fatto proprio da San Tommaso e anche dalla sapienza della Chiesa. Quid recipitur ad modum continentis. Qualunque cosa viene ricevuta a seconda di come è il contenitore. Un contenitore marcio fa marcire tutto e fa diventare schifoso anche il più buono e il più prelibato dei vini prodotti in Italia, che sono i più buoni del mondo. Ma se lo metti dentro un contenitore marcio, c'è niente da fare, d'accordo? Ecco, quindi Gesù vorrebbe comunicarsi agli uomini, adombrargli delle sue stesse qualità. Ma è respinto, cioè respingere Gesù, per esempio, significa anche, per esempio,
tanto per fare un esempio comune grosso, non andare a messa la domenica, non accostarsi alla Santa, non mettersi in condizione di potersi accostare alla Santa Comunione, no? Dirci: non mi interessi, io posso fare a meno di te, non ti voglio, anche se non in maniera esplicita, ovviamente in maniera implicita. E con tutto ciò Gesù continua, ed ecco la cosa bella che dice: quando trovo qualcuno che non mi respinga e che riceva le mie qualità, gli raddoppio le grazie, le centuplico, mi verso tutto in lui da farne un portento di grazie. Sono parole da ricordare. Ecco, nel secondo paragrafo possiamo notare con gioia come anche Gesù scherza, perché veramente Gesù scherza qui. Prende una frase graziosa, insomma, di Luisa, dice: ma io sono tanto cattivella, Gesù mio, dice, guarda, fammi diventare un po' più buona, ma so che mi va bene anche se sono cattiva, però fammi diventare più buona. E Gesù risponde: è certo che sei cattiva, quindi gioca sul doppio senso del termine cattivo, no? Perché cattivo significa appunto sinonimo di malvagio, di peccatore, questo era il senso in cui lo intendeva Luisa, e lui prende questa cosa e gliela rimanda con un altro senso del verbo cattivare. Cattivare significa attrarre, significa attrarre su di sé. Dice: certo che sei cattiva, hai cattivato la mia volontà. E fa tutto quanto poi questo florileggio. Ecco. Certo che sei cattiva, hai cattivato la mia volontà, spiega, se ti cattivavi, quindi se riuscivi a prendere da me il mio amore, la mia potenza, cattivavi parte di me. Ma cattivando, e continuo ancora con questo termine, la mia volontà, hai cattivato tutto, tutta la sostanza del mio essere. Con questo ci dice una cosa molto grande Gesù, che la divina volontà ci fa entrare all'interno dell'essere di Dio. L'amore, la sapienza, la potenza sono tutti attributi della divinità, cioè proprietà della sua essenza, ma non identificantesi con il loro essere, con l'essere di Dio. Scusate. La volontà invece sì. La volontà permette di cattivare la sostanza dell'essere divino e quindi tutte le sue qualità. Dice: per questo ti parlo così spesso del mio volere, perché tu ne conosca i pregi ed il modo come vivere nel mio volere. Che Gesù anche in questo volume sta continuando ad approfondire. Ultimo spunto di meditazione, che è nel terzo capitolo: attenzione a lasciarci macinare anche noi dalla macchina della divina volontà. Qui Luisa fa la solita lamentela che senza Gesù non può resistere, è morte senza morire, pena indescrivibile senza termine. Ma Gesù le dice: guarda che questa mia assenza è mia volontà, e questa mio non esserci contribuirà a far morire del tutto la tua. A finire di macinare l'umano che c'è in te. Ecco, perché anche Luisa, come tutti, era in cammino, nonostante che fosse già abbastanza inoltrata nel cammino. Ma quello che è umano in noi, per quanto concerne quello che vuole Gesù, deve scomparire. Cioè la maturità della vita nella divina volontà è che noi non resta più nulla di umano, ma tutto diventa divino. Non perché ci sono cose strane, ecco, mi raccomando, insomma, nessuno mai indulga a stravaganze di nessun genere o a fanatismi, sciocchezze, esaltazioni o cose di questo genere. È uno stile tutto quanto divino, come era tutta divina la Madonna, insomma, che il suo essere completamente divina si manifestava molto semplicemente, anche se egregiamente, in tutti i tratti della sua persona, della sua personalità, e nell'esercizio ininterrotto delle virtù, che quando ovviamente
Ella faceva in qualche modo vita sociale, per quanto fosse umile, non poteva non trasparire. Ecco, ma non c'è, non si deve mai, ecco, leggere tutto questo come qualche cosa di strano, di sensazionale, di, come dire, di spettacolare, di attraente l'attenzione del prossimo perché chissà che ci stanno. Cioè, mappa, quello è tutto divino. No, non secondo le nostre povere, anche qui, categorie umane che tengono a confondere il divino con lo spettacolare. Ma il divino, figuriamoci, proprio rifugge come dalla peste bubbonica, tutto ciò che è appariscente e spettacolare lo dimostra in maniera evidentissima, ecco, la vicenda anche della vita terrena di Gesù, non soltanto quella di Maria Santissima. Ecco, la distruzione della nostra umanità a favore della divinità si gioca appunto tutta quanta sul versante della santità. Ecco, e qui dobbiamo lasciar fare le cose al nostro Signore. Quindi anche, cioè, Luisa avrebbe dovuto capire, questo non vuole essere un giudizio nei suoi confronti, no? Gesù non sta venendo di meno, ma sta venendo di meno perché lui sa perché. Ringraziamo Dio di quando è venuto di più, e quando è venuto di più aveva le sue buone motivazioni, e adesso che viene di meno ha le sue buone motivazioni. L'ha anche delicatamente avvertita, gli dice: guarda che ti ho avvertito perché tu non ti allarmassi, quindi non ti devi allarmare, ma devi però lasciar fare a me. Ecco, questo ci rimanda all'importanza del lasciarci plasmare da quello che Dio opera nella nostra esistenza, dai tempi, per esempio, che ci fa attraversare, no? Ecco. C'è un tempo di consolazione e un tempo di desolazione, come dice il Coelho, no? C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Noi non possiamo stare a lamentarci, perché mi dice: ah, ma quanto era bello un mese fa, Signore, che mi sentivo tanto bene, perché adesso mi sento così? Perché adesso è bene che tu stia così, perché tante operazioni che il Signore fa dentro di noi e che noi non comprendiamo, ecco, richiedono il passaggio per vari tempi, per vari momenti della nostra esistenza, in cui l'unica cosa a cui noi dobbiamo fare attenzione è non combinare guai con la nostra umana volontà, cercare di non essere causa di eventuali esperienze sgradevoli, ma anche se fossimo stati causa di esse, comunque l'evento sgradevole serve appunto a rimuovere i guai che abbiamo combinato, e quindi vanno bene lo stesso, va bene. Quindi non, un figlio non si deve preoccupare di queste cose. Certo, se Luisa, da buona anima innamorata, manifestava, come certamente ha fatto in quei momenti, un languore d'amore dipendente dall'assenza di Gesù, con piena sottomissione al Fiat, ah, questo è un atto graditissimo al cielo. Ecco, purché ci sia sempre la piena sottomissione al Fiat, perché Dio sa quello che fa nelle nostre anime. E noi dobbiamo soltanto lasciare alla macchina, come la chiama Gesù, della divina volontà, di macinarci per trasformarci in frumento, perché nulla di umano resta in noi, perché noi non abbiamo la capacità da noi stessi di distruggere tutto il nostro marcio umano. Ci deve pensare nostro Signore. Il nostro Signore ci pensa, a condizione che lo lasciamo lavorare in santa pace. Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci a lasciarci lavorare dalla divina volontà e non permettere mai, ecco, che Gesù abbia a dover dire di noi quelle tristi cose che ha detto, ecco, sentirsi respinto.
che possiamo piuttosto essere, come lui diceva, tra quelle poche anime che ricevono i suoi doni e li ricevono centuplicati, proprio per la gioia che Gesù ha nel poter avere qualcuno che non respinge tutto il suo amore e le sue grazie e lo accoglie. Ecco che noi, con il tuo aiuto e con la tua intercessione, possiamo davvero essere tra questi pochi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.